alla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che mi inclina. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adora, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità. Parola di Dio. Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti benedico, Padre e Signore del cielo e della terra, perché hai dovuto queste cose nascoste ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sia Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre che quello al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi rispererò. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio gioco infatti è dolce, il mio carico leggero. Parola del Signore. Ricevuto la telefonata da Don Angelo se potevo venire a presiedere questa Eucaristia del venerdì qui a Bazzano, vi dico che sono stato veramente felice.
perché io ho un legame particolare, Bazzano mi lega particolarmente per particolare per due cose. Già la prima ve l'ho detta quando ho celebrato qui una festa di San Francesco, e poi ci accomuna la figura di Don Nicola, che ha voluto anche questo luogo, e ci ricorda questo luogo, ecco, ci ricorda tante cose, ma io ne vorrei sottolineare solo due, perché credo che Don Nicola l'abbia pure voluto per questo motivo. Perché intanto mettere al centro, il chiostro stesso ce lo dice, l'architettura stessa, chi dobbiamo mettere al centro? Chi c'è al centro? San Francesco. Ecco, e allora riscoprire la centralità dei santi, però a loro volta i santi hanno avuto un centro, e questo centro è Dio. Allora io non sono qui per parlarvi della storia di San Francesco, di tutti i miracoli, perché voi potreste insegnare a me queste cose, perché in questi anni, no, da quando siete nati, chissà quante volte, no, mi hanno raccontato i miracoli, la storia, tutta. San Francesco come taumaturgo, a volte i santi ci piacciono vederli soltanto come coloro che ci guariscono da tanti mali fisici. Non vi nascondo che anche io, ieri l'altro, non avevo saputo, essendo che ho avuto la mamma all'ospedale, chiamo mia cognata, e mi dice: Mario, vedi che è uscita l'anestesista e ci ha detto che dobbiamo filmare perché la mamma potrebbe spegnersi come una candelina. Ma volete sapere una cosa? Mi sono rivolto io al vostro santo qui di Bazzano, San Francesco, dico: aiutala. E ho ricevuto, possiamo dire, questa grazia. L'ho ricevuta, lo riconosco. Però, ecco, impariamo a non vedere solo San Francesco a livello, come dire, di convenienza, perché molte volte vogliamo che ci guarisca, vogliamo tante cose, no? Materiali. Ma San Francesco è qui per additare a tutti noi quello che già, ecco, San Paolo nel grande inno ci ha già detto. Tutto passerà, il dono delle lingue, delle scienze, tutto passa, tutte le cose spettacolari di questo mondo, passerà la superbia, riconosciamolo, siamo pieni di superbia. E lo sapete, noi siamo distanti, no? Ora c'è il distanziamento, come giustamente Don Angelo ci ha detto all'inizio, ma non ci ha fatto cambiare questo distanziamento. Purtroppo dobbiamo dire, nonostante la chiusura e per questa pandemia, purtroppo siamo diventati come prima. Dice: nulla ritornerà come prima. Invece abbiamo fatto ritornare tutto come prima. Ci odiamo, l'odio, l'invidia, le maldicenze, anzi, forse sono pure peggiorate per me. E ci accorgiamo che nemmeno la pandemia ci ferma, nemmeno la pandemia ci ferma la cattiveria, ecco, l'ingratitudine. Allora è qui San Francesco per ricordarci che i mali del mondo si possono debellare, ma dobbiamo invocare da Dio questo dono, ma non soltanto che Dio ci liberi, San Francesco, anche dalla pandemia, perché le pandemie peggiori purtroppo le viviamo nel nostro cuore, è lì che risiede purtroppo la vera pandemia, ce lo ricorda anche il Papa. L'uomo egoista vive questa pandemia perché vive la distanza. Ecco, noi siamo qui in mezzo al creato, guardate che bello. Però i santi sapevano respirare la natura, perché sapevano fare un tutt'uno. Quello che San Francesco, perché poteva parlare con le pietre, col fiume, con l'agnellino, con tutti, con i poveri? Perché l'ha potuto fare? Perché in sé aveva il Signore. Perché solo con l'aiuto di Dio ha potuto fare grandi cose.
Ecco San Francesco, carissimi, colui che aveva il cuore pieno di Dio. Ecco perché poteva anche, possiamo dire, parlare anche San Francesco d'Assisi, no? Il grande San Francesco d'Assisi. Noi troviamo in questi santi una certa empatia con la creazione, con la natura. Perché guardate, quando uno è in pace con Dio, è in pace con tutti. Quando uno è in pace con Dio, può dire a quell'ulivo di spostarsi, si sposta. E allora, carissimi, cosa ci insegna San Francesco? Tutto passerà, abbiamo sentito, no? In San Paolo. Cosa rimane? La fede, la speranza e la carità. Ma la più grande è la carità. È scritto lì, bello grande, io lo guardavo, molto bello quelle mattonelle. Caritas. Non dimentichiamo mai quella parola. Caritas. E la carità. Non è invidiosa. Non è orgogliosa, non gode del male altrui. Ecco, dovremmo appendere questa pagina di San Paolo nelle nostre case e capire anche cosa significa essere cristiani. Perché se noi, ecco, non mettiamo in pratica quello che San Paolo, ecco, ci ha esortato di mettere in pratica questa sera, e vedete, quando San Paolo dice: la carità è paziente. Noi siamo pazienti, dovremmo interrogarci. Noi siamo pazienti. È benigna la carità. Noi siamo buoni. Non è invidiosa la carità. Io sono invidioso. Non si vanta. Io mi vanto. Non si gonfia. Non manca di rispetto. Non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace nella verità. Ricerchiamo la verità, o ricerchiamo noi stessi. Perché se ancora siamo in ricerca di noi stessi, della nostra grandezza, della nostra mondanità su questa terra, non possiamo dirci dai veri devoti di San Francesco. Ma siamo solo ed esclusivamente devoti di noi stessi, per cui vogliamo tutto a nostra immagine e somiglianza. Ci aggiustiamo pure Dio quasi quasi a nostra immagine e somiglianza. Ci aggiustiamo anche San Francesco a nostra immagine e somiglianza. Ma non è così, non deve essere così. Perché la carità ci deve spingere a che cosa? Ad amare Dio sopra ogni cosa. Ad amare Dio sopra noi stessi, perché molte volte chi fa guerra nella nostra vita, ecco, siamo noi stessi, la guerra ce l'abbiamo dentro. E allora chiediamo a San Francesco, voi avete la gioia di celebrare questo tempo a San Francesco, chiedetelo a San Francesco: Signore, ecco, San Francesco, fatti mediatore perché io possa essere un uomo di pace, perché io penso che al centro San Francesco ci chiama a mettere la pace. Però se noi non viviamo in pace nel nostro cuore, se nel nostro cuore non abbiamo, vedete, nell'iconologia di San Francesco, cosa troviamo sul petto? Caritas. Quella caritas, se non ce l'abbiamo anche noi nel cuore, cosa porteremo a questo mondo? Cosa porteremo ai nostri figli? Cosa diremo ai nostri giovani? Noi questa sera perché siamo qui? Per ricevere solo il pane di San Francesco? Quel pane racconta tante cose, care famiglie. Quel pane, se non lo sappiamo accogliere questa sera, ci dice che abbiamo troppo pane nelle case, ma ciò che manca è il pane di Dio. Ciò che manca è la preghiera. Ciò che manca, ahimè, è la testimonianza. E allora, ecco, chiediamo a San Francesco questa sera che davvero possiamo ritornare a casa convertiti, cioè cambiare strada. Se io fino ad oggi ho ragionato così, ho pensato così, ma soprattutto io ho iniziato con una parola, no? Benedire.
e gliela lascio, una consegna, come se gliela lasciasse San Francesco, io assolutamente non lo so nemmeno, ma prendetela, come se questa sera fosse proprio San Francesco a dirvi: benedici tutti, benedite e non maledite. Ti benedico, come inizia il Vangelo questa sera? Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato il regno del cielo. C'è tanto bisogno di piccolezza nella nostra vita, perché siamo troppo diventati troppo grandi, ci siamo fatti troppo grandi. E che il Signore ci aiuti, che San Francesco questa sera, ecco, veramente ci benedica, benedica tutte le vostre famiglie, perché davvero possiamo tutti riscoprire questa centralità della Caritas, cioè la centralità di Dio, perché Dio si è fatto pane. Ecco allora il pane di San Francesco, questo rappresenta pure questa sera. Il pane eucaristico, ci rinvia subito al pane eucaristico, ricevere l'Eucaristia, significa entrare in piena comunione con Gesù. E qui i santi, chi sono i santi? I santi non sono solo coloro che fanno tanti miracoli. A volte andiamo in cerca dei santoni, ah sai, quello fa miracoli, andiamo a vedere. Questa curiosità morbosa molte volte che ci spinge a girare santuari, che ci spinge a girare tutte quelle strade per andare a vedere chissà che cosa. I santi sono coloro che creano sempre comunione, innanzitutto con Dio e poi con gli altri. E superando, e non tiene conto del torto ricevuto. Su questo potremmo stare tantissimo. Noi teniamo conto dei torti ricevuti? Ah, se gliela possiamo far pagare. Ah, che dite? Se non mi ha fatto una cosa gliela posso far pagare? Ma come gliela faccio pagare? E ci diciamo dei voti di San Francesco. Non è così. No, no. Gesù ci dice di ritornare a Dio, e Dio significa Gesù Cristo, colui che è stato schiaffeggiato, umiliato, sputato, e sulla croce, che avete pure il Calvario voluto da Dio, con anima d'orgoglio, no? Avete queste due realtà che rinviano l'una all'altra. La carità, la caritas, rinvia alla croce. Siamo crocifissi con Cristo, con quale vogliamo parlare in questo mondo? Allora, se saremo crocifissi con Lui, vivremo anche con Lui, ci dice qualcuno. Se non amiamo farci crocifiggere, allora che cristiani siamo? E allora da dove nasce la pace, da dove nasce la misericordia? Il Papa l'ha sottolineato tante volte in questi anni, Papa Francesco, la misericordia. E scegliere che cosa? Due vie, e concludo. Queste due vie ci vengono raccontate anche da ciascun uomo. La via della bellezza, ce la consiglia anche il nuovo direttore per i catechisti, ecco, della Chiesa, orto in questi giorni. La via della bellezza, l'arte, la natura, la musica. E poi qual è l'altra via per incontrare il Signore e per aiutare anche gli altri? I veri, quelli che ha voluto e che ha scelto San Francesco. Nella nostra vita noi scegliamo i poveri, mettiamo i poveri al primo posto, mettiamo a coloro che ci fanno i favori, perché da chi ti fa i favori è facile fare carità. A volte noi facciamo una carità, mi ricordo che il caro Don Nicola, pure forse Tazzano me lo diceva, ci fece carità pilosa. Sapete qual è la carità pilosa? Io faccio chi mi può restituire qualcosa. Non è questa la carità, deve essere a punto per tutto. La carità la devi fare anche a chi non la merita, a chi ti ha fatto del male. Questa è devozione a San Francesco. Se no, che carità è se questa carità non ci scopola, se questa carità non ci crocifigge? Che carità è? Ecco perché vi dico, la croce rinvia questo luogo, l'uno e l'altro. San Francesco è San Francesco perché ha amato la croce. Ecco carissimi, con cui sono qui, sono tutti morti, è un carissimo.
Allora vi lascio questo messaggio da via di pace e di riconciliazione, che mettiamo sempre al centro di San Francesco. Gli uomini passiamo tutti, ce ne andremo, 300 anni di questi siamo qua, chi c'è, chi ce ne va? Ce n'è qualcuno? Carissimi, celebrando la festa di San Francesco, ricordando le meraviglie operate in lui da Dio, fonte della santità, laurea e corona di tutti i santi, rivolgiamoci con fiducia al Padre Celeste perché accolga benignamente le nostre suppliche. Preghiamo e diciamo insieme, per intercessione di San Francesco, ascoltaci, oh Signore. Ripetiamo insieme per l'intercessione di San Francesco, ascoltaci, oh Signore. Perché la carità di Dio risplenda in tutti i membri della Chiesa, in modo che essa dia al mondo testimonianze di amore e di misericordia, crediamo. Per le autorità civili, perché si dedicano costantemente alla ricerca del bene comune, ispirano il servizio e procurino la serena concordia dei cittadini, crediamo. Per la famiglia religiosa di San Francesco e in tutte le famiglie, attraverso il mutuo spontaneo sacrificio, si fomenti una vera comunità di amore. Per tutti coloro che sono nel dolore, nella sofferenza, perché accettino generosamente di unire le loro pene al sacrificio redentore di Cristo per la conversione del mondo. Preghiamo. Per i marittimi, perché sentano sempre l'aiuto del loro protettore, siano liberi da ogni pericolo e seguono sicuri la rotta che li conduce al posto sospirato del paradiso. Preghiamo. Per la triplice famiglia dei minimi, frati, moniche e terziari, perché siano fedeli al loro carisma penitenziale e possono essere sempre fecondi di nuove vocazioni, preghiamo. Per noi qui presenti, che ci rallegriamo della protezione di San Francesco, perché riusciamo a imitare la virtù della carità, dell'umiltà, della penitenza, preghiamo. Dio onnipotente, conforto e rifugio di quelli che sperano in te, ti siano gradite le nostre preghiere, avvalorate dai meriti e dall'intercessione di San Francesco, ed esaudisci benigni i nostri desideri per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco la patena per noi, fonte di vita. Ogni volta che mangiamo la tua carne, Signore, ci sentiamo più forti, più capaci di amare gli altri come tu desideri. Questo calice, Signore, è il tuo sangue offerto per noi. Entrando nel nostro intimo, ci dia la forza di lottare ed insieme a te costruire il tuo regno. Ti offriamo, Padre, il pane e il vino,
frutto del lavoro dell'uomo. Ti offriamo questo cesto, ricordando la carità di San Francesco e la povertà dei bambini. Ti presentiamo questo saio e questo cimbolo, simboli di povertà e carità, portati da San Francesco con fede e umiltà. Fa, Signore, che chiunque lo indossi segua il suo stesso esempio. Ecco in dono i sandali. Mettiamoci in cammino insieme a San Francesco e lasciamo che ci insegni a mettere i nostri passi su quelli di Gesù. Ti offriamo, Signore, la coroncina del Santo Rosario, che San Francesco ci indica come arma potente per combattere con efficacia le tentazioni ed avvicinarci a Dio. Ti presentiamo, Signore, il bastone di San Francesco, simbolo dell'eremita viandante. Esso ci ricorda che siamo come pellegrini e forestieri in questa vita terrena che è destinata a finire. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, Signore, le offerte che ti presentiamo e fa che sull'esempio di San Pio X, con devozione sincera e con viva fede, partecipiamo a questi santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie
e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, unita agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò e diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, per la remissione dei peccati. Fate questo in onore di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, che offriamo Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione del nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricorda i nostri fratelli che sono tormentati nella speranza della risurrezione. Li ama, Pasquale e Domenico, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, e mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, tu non cercarti la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, con gli Apostoli, San Francesco di Paolo e tutti i Santi, per il tempo di tutto il mio vita. E in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Un'altra preghiera che dovrebbe metterci in crisi è il Padre Nostro, dove tutti chiediamo ci venga dato il pane quotidiano, che è questo che vediamo su quest'altare, cioè il pane quotidiano della salvezza. Ma diciamo anche, e prendiamo anche l'impegno in questa preghiera, chiediamo, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E proprio così dobbiamo chiederci, proprio così nella nostra vita, che davvero poi, detta questa preghiera, saremo anche noi come Dio, porteremo la misericordia, rimetteremo i peccati, perdoneremo. Portiamoci questo pane a casa, il pane del perdono, e diciamo insieme, come Gesù ci ha insegnato ogni giorno. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci dovrà le cose come la vita di Gesù. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive regni dei secoli dei secoli. Amen. Amen. La pace del Signore sia sempre con noi. Non possiamo darci la stretta di mano, che era diventata troppo abitudinaria, no? Ci davamo la mano tutti gli uni gli altri, però senza pensare qual dà il significato. Io nella mia comunità di Soriarello dico sempre una cosa: questo maledetto, chiamavano così, virus, ci ha tolto di darci la mano. Ma cosa ci possiamo dare? Uno sguardo di pace, no? Con uno sguardo molto uccidiamo, basta uno sguardo che fulmina la persona. Invece, no, se stasera promettiamo davanti a San Francesco di darci già da stasera, domani l'altro, sguardo di pace. Ecco questo, allora, così, senza darvi la mano, diamoci un gesto di pace. Amen.
beati gli invitati alla cena del Signore, e con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. È troppo complicato andiamo persona per persona, quindi io e Don Mario siamo qui al centro, poi due ministri ordinari, uno da un lato, uno dall'altro, ci mettiamo in fila cercando di mantenere o mantenendo le distanze in quel modo, quando si parla con ognuno a una certa distanza anche si avvicina l'altro, ci mettiamo qualche secondo in più, però anche cercare di seguire queste nuove condizioni. Adesso dopo l'orazione venderemo il pane, dopodiché ci sarà un piccolo spettacolo pirotecnico, dopodiché spareremo i fuochi, dopodiché faremo la benedizione, scusate, dopodiché dovete stare fermi, per non creare assembramento anche per la distribuzione del pane, dovete stare fermi che verranno a portare il pane, va bene? Se no, se andate tutti verso il pane, c'è il pandemonio, non so più. Sono pure sto cervello. Come no? Preghiamo. Signore nostro Dio, la mensa eucaristica alla quale ci siamo accostati nel ricordo del Papa San Pio X, ci renda forti nella fede e concordi nella carità. Per Cristo nostro Signore. E poi ci sarà benedizione, che vi state prendendo dove siete. Thank you.
calmi e silenzio perché dobbiamo fare la benedizione. Arrivate l'estasi che avete avuto, adesso riprendetevi. Allora, prima della benedizione, vedo che manterrete una bella tradizione, che è quella dei fuochi, pensando a questa tradizione. Manterete tutte le belle tradizioni che avete, che io ricordo, specialmente l'amore verso San Francesco, l'amore verso i sacerdoti, so che siete un paese che amate i preti, e allora continuate così, vedendo nei preti la presenza del Signore, perché il Signore ci benedice, benedice davvero chi ama di vero cuore. E questa benedizione vada su tutti voi, sui vostri cari, soprattutto su quelle persone bisognose che stanno in questo momento magari attraversando un periodo difficile. Che San Francesco porti sempre gioia, salute e serenità nel corpo dello Spirito. Prima di chiudere, torno un attimo alla comunità, la donna Mario, con, diciamo, con lo sfondo di Razzano e San Francesco di Paola su tela incorniciata, come ringraziamento della sua presenza in mezzo a noi e delle parole che ci ha donato questa sera. La prenderò con gioia in parrocchia ed ora è inchinato il capo per la benedizione di Serena. Il Signore sia con voi. Dio, gloria e letizia dei santi che ci concede di celebrare nella gioia la solennità di San Francesco di Paolo, vi dia la sua perenne benedizione. Per l'intercessione di San Francesco di Paolo, vi liberi il Signore dai mali presenti e vi sproni ad una vita santa nel servizio suo e dei fratelli. Vi colmi di fede, di speranza e di carità, perché la vostra vita sia ricca di opere buone e possiate giungere alla gioia della vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Evviva San Francesco di Paolo.